Allora, ho capito che questa è l'aula sinodale, ma il sinodo da chi è composto? L'assemblea è composta dai deputati eletti da chiese locali e organismi regionali, da un numero di pastori equivalente e dai responsabili di particolari settori di attività, in totale 180 membri con voce deliberativa, a cui si aggiunge un numero variabile di membri con voce consultiva e alcuni ospiti. Attenzione, deputati, non delegati. Il deputato vota in libera coscienza senza vincoli di rappresentanza, pur essendo inviato dalla comunità locale. Ogni assemblea sinodale viene presieduta da un seggio eletto durante il sinodo precedente. Al termine dei lavori il sinodo procede con le elezioni degli organi amministrativi a cui compete la responsabilità di attuare le decisioni. Tavola Valdese, Comitato Permanente dell'Opera per le Chiese Evangeliche Metodiste in Italia, Consiglio della Facoltà di Teologia e Commissione per la Diaconia. Più comodo qui.